Vediamo. Ciao ragazzi, oggi facciamo assieme la torta al cioccolato più iconica di tutte, la Sacher Torte, bomba bomba bomba, amata da tantissimi, ovviamente dagli amanti del cioccolato, delle torte soddisfacenti, quelle buone, che si mangiavano poi una volta, perché questa è una torta storica di Vienna. Infatti ho deciso in questo video di mettervi un pochino di musica classica o comunque il violino, lo sentite, perché sì, serve, perché è un capolavoro di torta. In Trentino Alto Adige qui la si fa da sempre, qui ovviamente prima era Impero Austro-Ungarico. Vi insegno a fare la ricetta che faccio io, una base cioccolatosa, soffice, ma anche umida, quindi non quelle torte secche che bisogna per forza ingozzarsi di panna e di cioccolate o di qualcosa per farle andare giù, anche se ovviamente la possiamo mettere, perché io ce la metto lo stesso perché sono goloso. Un bello stratone di confettura di albicocche, perché quella si deve sentire, e poi una glassa che ci dà soddisfazione sia in termini di lucentezza che in termini di sapore. Rimarrà lucida senza però l'aggiunta del glucosio, che lo trovi nei negozi solo specializzati, e nemmeno del miele. Nella glassa della Sacher non ci sta benissimo, insomma rovina un po' il sapore del cioccolato. Vi spiego tutto sia qua che poi sul blog. Una cosa che ci tengo a dirvi già adesso, magari, se vi va di iscrivervi al canale e sostenermi con magari un like, lo potete fare subito, non vi costa niente. Quindi noi intanto facciamo sciogliere il cioccolato fondente con il burro a bagnomaria. Magari ci aggiungiamo anche il pizzico di sale per esaltare i sapori, così noi l'abbiamo messo, e intanto lo facciamo sciogliere piano piano. Ovviamente questo passaggio lo potete fare anche nel microonde o tutt'al più, se volete azzardare, nel pentolino. Non fatelo se avete il gas, perché poi potrebbe bruciare molto facilmente, ma con l'induzione, se mettete la potenza a 2, massimo 3, mescolando molto spesso, potete farlo senza fare il bagnomaria. Io l'ho fatto proprio per questioni di video, perché devo registrare da solo, insomma è un casino, altrimenti volevo essere certo che la temperatura non aumentasse troppo. Nel frattempo noi dividiamo le uova. Pensate che in questa base ci servono 2 tuorli e 6 albumi, quindi è una base molto albumosa e ci darà questo albume molta leggerezza, un impasto veramente particolare, migliore rispetto e soprattutto ovviamente meno pesante rispetto a quell'impasto ricco di tuorli che poi più un mattone. Con i tuorli che vi avanzano potreste farvi una bella carbonara al giorno dopo, piuttosto che uno zabaglione, e comunque sappiate che i tuorli li potete anche congelare. Quindi zucchero nei tuorli con la planetaria o anche con lo sbattitore, ovviamente io ce l'ho la planetaria, ogni tanto la uso per fare un po' il professionnel, ma ovviamente potete usare lo sbattitore. Montate questi tuorli fino a farli diventare molto chiari e spumosi. Una volta che hanno incorporato molta aria, aggiungete a filo il cioccolato con il burro e il sale, sciolto ovviamente. Questo composto tenderà a impazzire, succede quando la temperatura della vostra cucina ad esempio è troppo fredda, come nel mio caso era un pochino troppo freddo, avevo la maglia quindi stavo attorno ai 20 gradi scarsi. Vedrete che poi con le polveri che aggiungiamo risulterà ancora omogeneo, e appunto per questo ci fermiamo. Incorporiamo farina setacciata, ne servono solo 5 cucchiai, e ve lo dico subito, questa cosa è un pro anche dal punto di vista della realizzazione di questo dolce per i celiaci, perché ovviamente meno farina c'è, più facilmente, sostituendola con una farina senza glutine, la resa dell'impasto sarà molto simile rispetto all'impasto fatto con la farina normale. Incorporata questa, aggiungeremo il latte, e incorporato il latte aggiungeremo il cacao, sempre setacciato. Adesso montiamo gli albumi con l'altra metà dello zucchero fino a farli diventare sempre ben montati, ma piuttosto cremosi, non devono essere troppo sodi. Poi li amalgamiamo all'impasto, magari in 2 o 3 step. La prima parte l'aggiungiamo all'impasto principale in modo un pochino violento per ammorbidire il composto di tuorli e cioccolato. La seconda parte e la terza parte invece, se doveste dividerli in 3, più delicatamente, perché mi raccomando qua le bolle non devono andarsene, anzi bisogna comunque mantenere il composto molto montato, perché altrimenti poi non lievita, non essendoci lievito. Quindi prendiamo la nostra teglia, abbiamo detto 24 cm, la imburiamo, ci mettiamo attorno la carta forno e anche sulla base, distribuiamo il nostro composto, non occorre spalmarlo eccessivamente, tanto poi si appiattirà nel forno. Cuociamo a 120 gradi un attimo, forno statico preriscaldato, per 10 minuti. Questo perché? Appunto perché la torta si deve un attimo stabilizzare. Poi alziamo la temperatura a 170 gradi e proseguiamo per 50 minuti, 45-50 minuti in base alla potenza del vostro forno. La griglia, no, in cui poi verrà posizionata
posizionata al di sopra la tortiera deve essere messa tra la metà del forno e la parte invece più inferiore di tutte, perché in questo modo la crosticina in superficie sarà meno spessa e si formerà più lentamente rispetto a quando la torta la mettete invece nel centro del forno. Spegniamolo, la teniamo in forno con lo sportello chiuso per circa 10 minuti. Con un cucchiaio di legno apriamo un pochettino lo sportello, ancora 10 minuti e poi sarà ora di tirarla fuori. Attendiamo un attimino che si intiepidisca, togliamo lo stampo e facciamo un passaggio un po' particolare che io ho deciso di fare proprio per avere una torta ancora più umida. Quello di distribuire sulla superficie, sulla crosticina, un pochino di confettura di albicocche diluita, e lo facciamo dopo poco tempo che l'abbiamo tolta dal forno, perché essendo ancora calda assorbirà ancora di più questa miscela, e poi la possiamo capovolgere perché la parte superiore, no, della superficie della torta sarà quella che era a contatto con la base per averla più regolare. Se dovesse formarsi invece una cupoletta, cosa molto molto difficile, ma se si dovesse formare, al massimo la pareggiate un pochino la superficie e comunque la capovolgete. Sarà tiepida, sarà fredda, va bene in entrambi i casi, tagliamola a metà. Confettura di albicocche come se piovesse, deve essere abbondante. Io, per farvi capire, in tutta la Sacher ci metto praticamente due vasetti di confettura. Questa torta deve essere godereccia, deve essere iconica, non possiamo star lì a misurare le quantità. Una volta che la facciamo, la Sacher deve essere ricca. Scegliete magari una confettura abbastanza densa, perché poi deve sostenere praticamente uno strato di torta, cioè non deve essere troppo fluida che poi collassa, capito? Chiudiamo con l'altra base e ci distribuiamo su tutta la superficie la confettura restante, per avere sicuramente una torta ancora più ricca, più umida, e per avere anche la superficie della torta più regolare, per facilitarci insomma durante il momento di glassatura. Consiglio: per far assorbire meglio la confettura di rivestimento all'impasto, scaldatela appena appena. Una volta fatto questo passaggio, ci dedichiamo alla copertura. Non sarà la solita ganache con la panna, perché la ganache con la panna ha quel gusto un po' dolcino che a me non mi fa impazzire. Potete tranquillamente farla se preferite l'idea insomma di avere la ganache con la panna, altrimenti fate questa variante insomma di copertura. A me piace sentire proprio il sapore del cacao, del cioccolato, no? Non lo so, più così. Cioccolato e burro a sciogliere. Quando sono sciolti, aggiungete dell'acqua calda, deve essere calda, non proprio bollente perché altrimenti tende a stracciare il cioccolato, ma neanche fredda, cioè calda, 70-80 gradi. Mescolate, ottenuta la consistenza giusta, la distribuite sulla torta, prima partendo magari dai bordi e poi vi dedicate insomma alla parte centrale, e poi spatolandola, se occorre, togliete la parte restante. Attendete un attimino che la glassa si cominci un pochino ad addensare, ad indurire, e poi la famosissima scritta Sacher, che è opzionale, potete farla come no, perché tante volte magari se non hai la mano ferma tendi a rovinarla invece che ad abbellirla. Comunque insomma decidete voi. Chiaro che la scritta Sacher è iconica, quindi se volete farla fatela, e poi dovrà stare in frigo almeno 2-3 ore, insomma deve un attimino anche la confettura impregnare un po' l'impasto. Potete tranquillamente farla la sera prima, ci accompagnate in parte se vi va. A me personalmente piace molto un po' di panna montata, semi montata, anzi sarebbe meglio, però insomma decidete voi la consistenza. E per fare proprio un taglio preciso sulla glassa, scaldate un pochettino il coltello, con dell'acqua calda va benissimo, e poi lo asciugate con un panno. E poi ve la gustate questa Sacher così, con un buon caffè o con quello che volete, insomma la potete gustare a colazione, a merenda, dopo cena, se magari avete avuto anche una cena un po' leggera, un po' povera. Sì, questa rafforza, bilancia la vostra cena, il vostro momento gastronomico. Questo è il risultato, cioè io l'adoro, non vedevo l'ora di farla e spero tanto tanto che la possiate fare anche voi. Taggatemi su Instagram o su Facebook in modo tale che possa poi vedere quello che avete fatto. Su Instagram trovate anche altre ricette che qua su YouTube non pubblico, nella sezione reel, che sono quelle proprio veloci, speedy, e che ci mettete pochissimo a fare, insomma sono sempre utili. Magari vi lascio altri due video qua se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale, ve lo ricordo per l'ultima volta in questo video, e invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti, procedimento. E con questa musica soave di violini che suonano vi saluto. L'atmosfera viennese termina qua, ci vediamo al prossimo video, ciao.